vedi anche. C'è un livello della finanza, dell'economia internazionale, delle grandi lobby di potere. Soprattutto ci sono le grandi industrie delle armi, che sono quelle che speculano sulle guerre, che creano i conflitti, che determinano la più grande distrazione di risorse dei bilanci degli stati di tutto il mondo, che è l'investimento per gli armamenti, che è il vero business, più della droga. Se ne esce aprendo coscienza, prendendo coscienza e contribuendo a prendere coscienza. Quello che sta accadendo ad esempio in Egitto, in Libia, quello che è accaduto in Tunisia, è la dimostrazione, sì, di gente, di paesi, ma perché non hanno fatto prima? È l'esercito che aiuta perché protestano. Non che sia negativo, intendiamoci, perché davvero non è capito, però se un esercito ha già trattato con qualcuno fuori e poi si fanno fuori queste cose, questa è una manovra di aggiramento, perché la politica estera italiana, se voi avete sentito l'intervento di Berlusconi il 6 dicembre di quest'anno, quando non ha fatto fare l'intervento del giornale, del mezzo, ci ha parlato fino alle 2, parlava di politica estera, parlava dei suoi amici in Bar, Egitto, la Libia e Putin. Perciò c'è lui un quadro di politica estera, non ha nemmeno parlato del ministro degli esteri, molti dei ministri degli esteri possono uscire. Non l'ha nominato nemmeno una volta. Faceva tutto lui, mio amico così, Nicola. Fateci caso, dopo quella conferenza è iniziata la direzione dei suoi amici. Perché questo era il suo braccio, lui è l'ambasciatore sostanzialmente della Russia con questo polo che si opponeva ovviamente a un sistema che è oltre oceano. Io confido che quest'onda lunga che arriva dall'Africa possa avere più forza di passare per lo scuola di quanto non ha la posizione italiana, oppure da una presa di coscienza. Perché solo la Lega può, per la via parlamentare, smarcarci da questo campo. Guarda, se tu guardi quello che è avvenuto in Italia con le banche, le varie fusioni, corporazioni di banche, la Banca Popolare di Lodi, eccetera, la vettura di Cortelli in Sicilia, Banco di Roma, il credito, tutto quello che c'è stato, dove poi ci ritroviamo dentro dei dati, ci ritroviamo dentro le stesse cose, medio banco. Lì sono le grandi operazioni, con un colpo solo. Perché vedi, il rapinatore rischia la vita di farsi sparare dal marmotte, rischia 15 anni per rapina con l'armata, per mangiare la banca, dalla bussola all'ingresso. Se tu invece la rapina la fai dentro la banca, dentro la direzione generale della banca, per le operazioni finanziarie, il rischio che corre è quello di andare presente al Consiglio. Per quanto riguarda la classe politica, io ritengo che l'unica cosa che si possa auspicare da questa classe dirigente è l'autosuicidio. Queste sono l'unica cosa che possono fare l'uomo è quello di suicidarsi politicamente, cioè nel senso di decretare la loro fine. Poi se ne devono andare a casa tutti. Io per mia abitudine sono contrario all'Stato. Ritengo che le misure adeguate siano quelle della rottamazione. Magari con un buon incentivo, però di questa classe politica non c'è niente da recuperare. Ma io non mi aspetto nulla di buono di chi è cresciuto, di chi è stato a fianco di Berlusconi, quali Pochino, Fenigno, anzi, coloro che sputano nel piatto dove hanno mangiato mi danno pure più fastidio, mi fanno, non dico solidarizzare per Berlusconi, è molto difficile farlo, non ci riesco, però i miei genitori danno sempre fastidio, anche quando tradiscono il male. Io ritengo che oggi in Italia ci vogliono le volte la società civile. In Italia ci sono tantissime persone, insegnanti, imprenditori,
appartenente alla società civile, gente che ha una storia, gente che ha un curriculum, che possono dare un grande contributo alla rinascita del nostro paese. Prima cosa, persone incensurate, seconda cosa, terza cosa, ma imponendoci tutti che il leader di queste potenti della coalizione non debba necessariamente essere di destra, di centro, di sinistra, sono tutte cazzate, perché oggi bisogna essere sopra queste cose, perché questo fa parte degli stereotipi dell'Ottocento, ma che il leader di questa coalizione, che è necessario creare, debba essere una donna, una persona che ha una maggiore addirittura morale, sono le meno corrompibili in assoluto e sono le persone di più grande realtà. E poi è bene che si faccia quantomeno una prova, visto che l'idea di prova è stata fatta. Io ritengo che già questo ci consentirebbe di tagliare fuori tutti i figuri che in altro modo non si riescono a mettere da parte. Grazie ancora.